Caro Sant'Antonio, questo Natale sarà il primo senza Luigi, mio marito. Mi viene il nodo alla gola solo a pensarci, certo. I miei figli mi inviteranno a pranzo, i nipoti mi faranno festa, ma non sarà come gli altri anni, anzi, tutti i giorni saranno diversi da prima perché anch'io sono diversa. Sto facendo i conti con la solitudine, che è un modo ricercato per dire che sto facendo i conti con me stessa, con gli aspetti più scomodi del mio carattere, con i miei rimorsi. Nel silenzio della mia casa ripenso a tante situazioni del passato, ai bei momenti di famiglia, ma anche alle parole d'amore che non ho detto, alle mie chiusure, ai miei brontolamenti. E adesso che è troppo tardi, come si fa a rimediare? Immagino che lassù Luigi stia sorridendo per questi miei turbamenti. E se potesse, con un colpo di spugna, cancellerebbe ogni mio rimpianto, perché lui è sempre stato un uomo buono, generoso nei giudizi e paziente con me. Sant'Antonio, tu che hai aiutato le persone a perdonare il prossimo, ti chiedo la grazia di poter perdonare me stessa, affinché possa riconciliarmi con il mio passato, perché soltanto così potrò vivere in pace. E la pace interiore è la migliore compagnia per una persona sola come me. Grazie. Mi sembra che le parole di questa signora, di questa nostra lettrice, trasmettano il senso di una grandissima umanità e tenerezza. Ecco, credo che in fondo abbia toccato al vivo l'esperienza che molti di noi abbiamo fatto o facciamo in questo momento. Quando perdiamo una persona cara, si ha sempre la sensazione di avere fatto troppo poco per lei. O meglio, si ha la sensazione di avere parlato troppo poco con lei, di essere stati insieme in sua compagnia per poco tempo, di averci dedicato poche energie. Magari perché c'erano impegni che ci sembravano più urgenti. E ciò che alla fine ci spiace maggiormente, credo, è di non avere condiviso con più calma momenti gratuiti, sereni, di compagnia. Ecco, se sentiamo un po' di questa amarezza per questo, credo sia normale. Intanto è segno che abbiamo davvero voluto bene a quella persona e quando si vuol bene ci sentiamo sempre un po' in debito, come se non avessimo mai fatto abbastanza. Ecco, credo che di fronte a questa lettera si possa dare questo suggerimento. Provare a fare memoria non solo delle mancanze, di ciò che non è andato, delle cose non fatte, ma soprattutto fare memoria dei bei momenti trascorsi insieme, delle parole buone condivise, di tanti piccoli gesti che hanno illuminato questo bel rapporto tra marito e moglie. Forse dandoci tempo per ricordare il buono condiviso, ci sembra ancora di più di avere davanti ai nostri occhi il sorriso dei nostri cari, come ci ha testimoniato la nostra lettrice.